Oh, guarda chi c'è per finire un altro confident. O meglio, un'altra abilità. Aegis, per caso è di sopra? No, è lì. Perché sennò finivamo anche lei. Posso chiederti un piacere? Ultimamente preferisce rimanere chiuso in camera sua. Avrei preferito finire questo, ma magari riusciamo a finirlo prima di entrare nel tartaro? Speriamo. È stato lasciato un messaggio sul punto de- Oh no. Astar, scusa se ho mangiato per sbaglio il tuo taiyaki, credevo che fosse per me. Oh, è Sanada. Mega proteina. Ok, ma quindi se io lascio il taiyaki più di un giorno scompare. L'altra volta pensavo fosse stato un caso, invece a quanto pare tanto vale farlo allora. Ma per qualche arcano caso, questo bustino che aumenta gli SP a Fuka funzionerà? Io direi di controllare, perché Fuka con recupero 1 ci guadagna veramente poco. Però Fuka non è che combatte ogni singolo turno. La useremo una volta ogni tot. E se dovesse funzionare, tanto meglio per noi. È un bambino nell'età dello sviluppo. Dovrei passare la serata con Amada? Proviamoci. Secondo me si sta allenando. Chi c'è là? Ai! Tutto a posto? Senpai? Ho sentito dei rumori. Certo, si chiama pulire ora. Sì, non fare come Junpei, mi raccomando. Devi ancora mangiare? Ecco. Dai, andiamo, dimmi tutto. Oh, ma c'è un criceto! Oh, che carino! Che bellino il criceto. Chiedimi. Lo vedo. Eh beh certo, cosa lo facevi? Lo abbandonavi? Posso solo dire che sta chiedendo alla persona sbagliata, perché se tu non dovessi tornare, e allora io cosa dovrei dire, scusami? Ci mancano 6-7 mesi di vita a noi? Quindi stai chiedendo proprio alla persona sbagliata. Sì, però esatto, non accadrà, perché non devi scomparire, piccoletto, eh? Ok, ma no. Non voglio niente. Devi stare attento e basta. Non voglio assolutamente niente. Che carino quel criceto. Come si chiama? Qualche nome strano? Sembra delizioso. Piccolino che è comunque. Con quelle zampettine. Chissà se Kirijo lo sa del criceto. Penso di sì, eh. Non resta molto tempo. Ma scusami un attimo, tutti quei panni messi lì per terra. Stai cercando di scappare per caso? Tu sei una persona normale. Diverse. E lo farò ogni volta che sarà necessario. Perché siamo amici. Perché so come ci si sente. Beh, non era quello che intendevo, però sì. No, non ti ignorerò e lo sai. L'importante è che stai bene, che resti in squadra, eh. Ti prego, non fare cose avventate, per favore. Tra l'altro,
Tra l'altro, se guardate dietro la lampada, c'è la foto di lui, probabilmente da bambino, con la madre. Casualmente, la parte della madre è coperta da un punto di luce incredibilmente magico. Arigato. Gomennasai. Yoroshiku onegaishimasu. Certo che ti impegnerai. Sono uscito dal corridoio silenzioso e sono tornato nella mia stanza. Ho aumentato il mio coraggio. Ah, che bello, dai. Dai, dai. Sapere e coraggio, ce la facciamo ad aumentarli. Anche perché mi serve il sapere per uscire con Kirijo, quindi. Dei ragazzi che parlano. Parleranno del festival? Ehi, hai sentito? Sembra che Yukari Takeba si vestirà da maid del festival culturale. Aspetta, davvero? È forse un dono del cielo? La squadra di tiro con l'arco ha organizzato un maid caffè e lei ha estratto la pagliuzza più corta. Pare che non ne sia entusiasta, quindi dovremmo supportarla, giusto? Yukari sulla bocca di tutti. Sembra che si vestirà da maid al festival culturale. Penso che molti vorrebbero la sua bocca su di loro, quindi... Prima campanella è suonata. Non diciamo nulla di strano. Allora, Miyamoto, ok, a posto. Allora, ancora Koro-chan, ok. Chi mangia bene al corpo e salute. Hai detto a Kirito del modulo, sì. E spero che non mi rubi la giornata, perché vorrei finire lei anche. Lei dobbiamo recuperare ora. Andiamo in stazione. Guarda, se non mi rubi tutta la giornata mi fai un piacere. Non per cattiveria, per il semplice fatto che voglio ottimizzare tutto quanto oggi. Allora, che vuoi? Ho trovato Aragaki, dovrei parlare con Aragaki e restituire il modulo? Sì. Mi vuoi parlare di qualcosa? Ma è... Andiamo da un'altra parte. Hai fame? Che novità. Però mi sa che mi ha rubato la giornata, vero? Perché ci ho ripensato io. Devi ripensarci. So che è egoista, Sto parlando io, questa volta. Oh. Beh, certo. Com'è successo? Anche io sto per morire, quindi ti capisco. Non conoscevo i limiti. Ecco gli speciali, ragazzi. Ma mangiamo assieme. Cioè, non mi va di mangiare da solo. E abbiamo fatto tanti ricordi assieme già. Però devi anche tenere fede alle parole che hai dato. Hai detto che ti piace che io sia così, no? Bravo. Vedi che ci capiamo io e te? Beh, eravate anche più piccoli, eh. Non è solo merito mio, è anche perché siete cresciuti. Sei un mio compagno di classe, anzi, un mio compagno di squadra. Beh, siamo sulla stessa barca io e te. Non solo per questa cosa qua delle ombre. Non ti preoccupare, siamo amici, siamo qui per quello, no? D'accordo. La strapperà o la terrà? La guarderà? Oppure no? Lo sapevo. Però non l'ha buttata, almeno. Ai, grazie. Io e Aragaki siamo tornati al dormitorio. Ho aumentato il mio coraggio. Vuoi vedere che è il coraggio che aumenta prima del sapere adesso? Il sapere ci abbiamo messo così tanto ad aumentarlo, porca miseria, ma non è ancora al massimo. Però secondo me siamo sullo stesso livello. Oh, ciao, bentornato. È una mia impressione, ultimamente i perduti stanno aumentando più in fretta del solito. Mancano più di 2 settimane alla prossima luna piena, quindi perché? Forse sarebbe meglio concentrarsi sul presente. Ci occuperemo della prossima ombra in maniera rapida ed efficace.
Allora, c'è Koromaru, c'è Sanada. Ma Sanada l'abbiamo finito di cucinare oppure no? Però, se c'è Aegis... C'è Aegis, perfetto, così completiamo anche la sua parte. Phoenix-san, al momento saresti libero da eventuali doveri prefissati. Vorrei richiedere la tua assistenza per assorbire le informazioni necessarie dai romanzi della Yakuza. Ok, andiamo a finire il nostro libro. Inoltre c'è una questione di cui vorrei parlare con te. Ok, andiamo. Allora recupero il libro dalla mia stanza. Resta in attesa fino al mio ritorno. Dimmi tutto. Dopo aver letto ho aumentato il mio fascino. Cosa che non ci serve, ma va bene così. Allora, di cosa vuoi parlare? Potenziare, eh? Potrebbe finire in un modo o in un altro. Spero quello che spero, ma non ci credo proprio. Ok, non era quello che speravo. Non male, credo. Beh, un po' di muscoli non farebbero male, eh? Eh beh, ma tu sei carina. Sì, però no. Non credo sia quello che dovevi imparare, eh? Esatto, l'aspetto non è proprio tutto, eh? Esatto, per esempio la tua personalità. No, però una skin col drago sulla schiena sarebbe stata carina, eh? Un po' sì. Eh beh. Che devi potenziare il tuo spirito. L'ha capito. È proprio esattamente quello che ho detto. Ovvero uccidere le ombre. Minchia, se tu non sei affidabile. va bene. Come vuoi, eh. Ha aumentato il suo spirito di combattimento e ha ottenuto che cosa? Amplifica fisico, rafforza di molto le abilità fisiche. Bravissima ragazza. Spara proprio alle fondamenta del Tartaro, lo radia al suolo, lo fa crollare. Sì, direi che siamo a posto io e te ora. Ciao ciao. Cavolo, Aegis è la prima che finisce tutte quante le sue potenzialità ora. Sento la gente che parla. Ho sentito che sta per arrivare un brutto tifone. Credi che ci sarà lo stesso il festival culturale sabato? No, non penso. Da come ne parlano, il tifone è troppo violento. Credi davvero che potrebbe annullarlo? Cavoli, dopo tutto quello che abbiamo fatto per prepararlo. Vabbè, lo spostano, che problema c'è, scusa? Ho capito il tifone, ma non è che annullano tutto, eh. Sai che ti dico? O Yukari o loro due, però è disponibile solo questo. Nessun messaggio? È la primissima volta che mi succede una roba del genere. Sono stupefatto. E al prossimo giorno che abbiamo libero, mi chiedo di Koromaru, ci andiamo però. Anche perché c'è ancora lui poi. C'è il ragazzino paffuto. I nuovi membri sono il benvenuto. Guardiamo come funziona allora. Ah, così proprio. Ho osservato il club d'arte. Wow. Tutto qui. Facciamolo allora. Uniamoci al club. E c'è Fuka. Grande Fuka. Non so chi tu sia, però hai un aspetto vagamente familiare. Parlavi di me? Senza neanche chiedermelo. Grande Fuka, così si fa. Hiraga, eh? Piacere mio. Ma sì, ma è gentilezza. Ma che cazzo vuoi poi tu? Stai là dietro.
Io non ho ancora accettato comunque. Tu il terzo anno, avrei detto almeno il secondo. Cioè, questo ha la stessa età di Kirijo? Sì, guarda con chi sto vicino. D'accordo, tu che cosa sei? Il raga mi ha dato il caloroso benvenuto. Mi sono unito al club d'arte e ho fatto amicizia con i membri. Uno, però. Lui è... La spada che cos'era? Ware wa nanji. Nanji wa ware. Nanji. Aratanaru kizuna o miidashitari. Nanji. La persona della fortuna. Ok, la fortuna. D'accordo. Dobbiamo ricordarci di farlo allora. Eh beh, sono un membro ora. Martedì, mercoledì e giovedì. Quindi già settimana prossima. Beh, certo, ovvio. Ogni tanto verrò. Vuoi vedere una cosa? Vuoi vedere che effettivamente Fuka, a discapito di Kirijo e di Yukari, non l'abbiamo mai vista fuori dalla scuola neanche sul tetto? Vuoi forse vedere che come altri confidant, ora che iniziamo qui, poi usciamo anche con lei? Dopo l'iscrizione ho deciso di tornare al dormitorio. Parapaparapam. Ehi. Ti va di cucinare? No, niente, solo piante, eh. Però, non c'è nessuno se non Koromaru. O meglio, c'è anche lui, ma ormai l'abbiamo fatto. Quindi, perché non fare proprio Koromaru a questo punto? Ah, è stata proprio cambiata la sua abilità. Cioè, non è più potenzia e amplifica, è solo uno. Che per carità, amplifica è più forte di potenzia. Però se almeno si staccavano assieme. Però ci sono due stelline. Magari in realtà, e tra l'altro lei è l'unica che ad ora ha raggiunto tutti quanti i suoi obiettivi. Dobbiamo fare Fuka però, porca miseria, dobbiamo fare Fuka. Guarda il caso, allora per quanto mi dispiace per Koromaru, porca miseria, lei è importante aumentarla. Starkun, hai quasi finito di leggere quel romanzo di fantascienza, vero? Vogliamo leggerlo assieme oggi? D'accordo, potrebbe ottenere una nuova abilità, che è quello che ci serve, andiamo. Mi fa piacere, ok, andrò a prenderli nella mia stanza. È completamente assorta. Grazie alle elaborate espressioni ha aumentato il sapere. Ci aumenterà il sapere al massimo. Ah, che sfiga. Che peccato. Sì. Beh, anche tu eri completamente presa. Eh beh, quando ti prende una bella storia. Beh, no, una volta che comprendi un personaggio inizi a comprendere tutto quello che gli gira attorno. Beh, no, una volta che capisci un personaggio capisci anche tutto quello che gli gira attorno. T'ho saltato le parti complicate, mamma mia. È scritto davvero bene. Beh, magari un giorno scriverei un libro. Sì. E che è successo? Beh, è vero. Pensavo l'avessi riconvinta. E quindi magari lei è un po' spaventata, eh? Esatto. Magari dovevi prima parlare di quanto era bello, effettivamente. Andrà meglio la prossima volta. Brava, non mollare il colpo.
Sì, molte. Lei ha appena finito di leggere. Già, è vero. Spero che finiamo anche il giardinaggio prima di entrare, sai? Sì, anche perché sei molto lenta nel parlare, quindi... Beh dai, sei comunque una brava ragazza tu. Fuka annuisce con determinazione e ottiene... Attenua debolezza, riduce i danni subiti se si viene colpite dalle proprie debolezze. Beh, non male. Che poi è una cosa che va su tutti, quindi tanto meglio. Anzi, cavolo, se riusciamo a ad aumentarla anche sul giardinaggio prima di entrare... Sì? Hai qualcosa da dirmi? Tutti quelli che vuoi. Li apprezzerò di sicuro. Oyasumi. Ciao. Bene, domani quindi c'è il festival, giusto? Sempre qui ci fermiamo, eh. Sento gente che parla. Ehi, durante le vacanze estive sei stato al festival cinematografico? Oh, quello del cinema di Port Island. Sì, ho visto qualche film. Ho sentito che la prossima settimana lo faranno ancora, ma solo per un giorno. Vogliamo andarci? Il 23, giusto? Stavolta passo. Non ricordo qual era il tema, ma mi sembra fosse molto bambinesco. Quindi per Amada. Dovrei invitare qualcuno con me. Cinematografico bambinesco, eh? Sarà qualcosa tipo Federman. Le nubi sembrano di cattivo presagio. Dovrei tornare al dormitorio. Oh! Ma che palle! Così me la sprechi la giornata. Ehi! Sì, e tu sei in pieno giorno, nudo con la pistola. E il tifone? Come vuoi. Sempre qui ci troviamo, eh? Non proprio problemi, però... È tranquilla. Per ora ce la caviamo. Non siamo persone come te, tranquillo. Noi non uccidiamo. Già. Ovvio che tu lo sai, ovvio. Ho capito, però scusami, quando è mai successa una roba del genere? Forse tutte le altre volte ognuno ha risvegliato la propria persona e quindi l'ha sempre tenuta sotto controllo. Ma in questo caso effettivamente, a parte noi che ci siamo sparati in testa per la prima volta, tutti gli altri avevano già la propria persona, avevano già il potenziale. Quindi non c'è un vero e proprio episodio in cui si vede qualcuno che la ottiene per la prima volta, a parte noi e Fuka. Sì, ha cercato di strangolarla. Ah, questa intendevi. Io pensavo intendeva... Ok. Al tempo effettivamente non avevo compreso. Perché sono il protagonista. Invidioso, eh? Onesto? È per il bene del mondo. No, mi dispiace, ma no. Ma una volta che stiamo qui, sempre nella stessa zona, sempre a fare le stesse cose, cosa vuoi fare? Cosa ti serve questo potere se tanto poi non ci fai nulla? Stiamo qui, fuori dal tartaro, a girarci le palle con le nostre persone, e poi?
Per cui tu lotti. Il tuo? Non è arroganza, è semplicemente pensare agli altri. Sai, pensavo che a un certo punto ci avrebbe puntato la pistola alla testa. Poi non avrebbe sparato, ovvio, però ci ho pensato. Ci dovremmo scontrare. Già. Ma non qui, ovvio. Io voglio sapere però perché gli occhi gialli, nel senso, è un processo che è stato attivato dalla tua attivazione forzata? Io ne vedo il valore, è proprio per quello che lo uso. Lo uso in questo modo. Sei tu quello egoista qui, purtroppo. La pioggia mi ha inzuppato i vestiti. Tremo in tutto il corpo, ho i brividi. Purtroppo no, Junpei, mi spiace. Aegis tutta piegata lì, scusami, è per fare compagnia al cane o perché ha paura? Brutto tempo per un po', Però questa finalmente è la prima volta che succede qualcosa legato al meteo. Certo, a noi di gameplay non cambia nulla, però... Tanto guarda che lo rifanno il festival, e non pensare. E però non possiamo andare neanche nel Tartaro? Ah boh, vacanze? Me ne sono io non lo so. Cosa devo fare con te? Cioè io come personaggio non lo so che feste hanno in Giappone. Andiamo tutti assieme. Che carino Koromaru. Sono contento che però si sia fatta un'amica. Con questo vento, come fanno, scusami? Esatto. Vai nello scantinato. Perché voglio sapere cosa fare assieme. Dai, sentiamo. Totalmente preso però. Tu sei proprio su un altro pianeta, Cioè persino Fuka l'ha capito, cioè dai. Ma porca miseria questo ragazzo. Me ne sto a casa. In camera mia. Tu, Shinji, invece? Questo vento, ma voli via, sei uno scricciolo. Questo tifone come fai? Quello fai bene. Immagino che compiti tu abbia. Certo. Proprio. Voi due ovviamente sapete, voi due. Però non hanno chiesto a Shinji cosa farà. Mi sento un po' giù, forse stasera dovrei andare a letto presto.
Ha proprio nulla, zero, wow. Oh, spero che le mie piante stiano bene. Ok, siamo stanchi, andiamo a riposare. Chissà se succede qualcosa. Non credo di poter restare sveglio ancora per molto. Lo immaginavo che sarebbe successo. Però apparirà Pharos o sarà qualcos'altro? Ah, la Velvet Room, perfetto. Oh, scusami, era da molto che non ti convocavo qui. Sì? Beh, penso proprio di sì. Che novità! Non succede in nessun gioco di persona questo, vero? Nuovo tipo di fusione? Perfetto, grande Igor. Faccio la mia previsione nella speranza che sia quella. La tripla fusione libera, la quadrupla fusione, quelle cose così. Sarebbe bello, ma sarebbe anche utile quella che mi trasforma le persone in oggetti o che mi aumenta, per esempio, mi passa un'abilità a un'altra, come persona 5. Le fusioni speciali ora hanno nuove combinazioni. Ah, tutto qua. Wow. Le fusioni speciali. E io mi immaginavo già qualcosa di più. Arrivederci. Oh, onestamente speravo qualcosa. E la Madonna. Ma scusami, ma mi fai perdere le giornate così? Ma fammi stare almeno in casa a cazzeggiare. Sembra che io abbia dormito minchia. Cioè, ho dormito 4 giorni. Il tifone sembra passato del tutto. Guardando la finestra del cielo è sgombro. Mi sento meglio. Oggi è il giorno degli anziani. Fino al 23 è vacanza. Quindi abbiamo 2 giorni liberi. Compreso oggi 3. Ma scusami. Ma sti 2 giorni così... persi per il niente. Allora, se c'è la possibilità di scegliere con chi andare al cinema, andiamo con Yuko, così recuperiamo il nostro rapporto che ci manca per arrivare al livello successivo. E così la prossima volta possiamo già uscire con lei liberamente. E meno male che le mie piante non sono state distrutte. Io continuo a piantare gli spinaci. Oggi, se Koromaru era fuori, era perfetto da fare, cavolo. Era veramente la giornata perfetta per farlo. E non c'è nessuno oggi. Non c'è nessuno fuori. Né Ayase, né ovviamente il tizio che c'era solo la domenica. Porca miseria, guardalo qua dove era nascosto uno. Beh, non mi andrebbe di sprecare la giornata, onestamente, senza fare nulla. Quindi quasi quasi sto qui al santuario, pago e mi aumento il sapere. Vediamo, nella speranza che ci aumenta. Vediamo. No, maledizione. Vabbè, non importa. C'è Koromaru che vuole giocare con la TV, però Junpei vuole leggere, ok. Quindi lui invece ci manca solo l'ultimo giro di cucina. Potrei fare la giornata con Koromaru, visto che non l'abbiamo mai fatta. Passiamo il tempo davanti alla TV col cane. Potrebbe aumentare il mio sapere. Meglio di così, allora, dai. Wow. È la prima volta che passiamo il tempo con Koromaru, tra l'altro. È un documentario su un branco di lupi, immagino sia quello che voleva guardare Koromaru. Che bellino che è. Koromaru cerca di imitare il capobranco. Dai, ce la puoi fare. Bau bau, ottima imitazione, bravo. Sono bravo, lo so, grazie capo. Sì? Koromaru sembra apprezzare molto questo programma. Eh beh, certo, ci credo. Bellino che... lui mi piace un sacco, è proprio piccolino. Ha aumentato il mio sapere. Ti prego, fa che sia abbastanza. No, che pa... Quanto me ne manca ancora. Andiamo a dormire, sì. Magari guarderò ancora con Koromaru, sì. Perché poverino, l'ho ignorato tutte le volte. Tutte le volte che dovevamo fare qualcosa con lui l'ho ignorato, porello. Altre persone scomparse, Elizabeth? Vediamo. Perfetto. 2 individui. Ok, quindi siamo già a 3 con la persona che conosco. Perfetto, va bene. 3 individui, posso farlo.
Se era solo uno, un po' ti dispiace, però no. Chi è che mi scrive oggi? Ti prego, fa che sia Yuko. Vediamo. Oh, indovina chi si annoia. E indovina chi vuole venire a casa tua, dai. Usciamo. Non ti dico neanche di no, guarda. Oh, che bellina. Puoi prendere anche il mio se hai ancora fame. Non preoccuparti, non sono mica malato o cose del genere. Per un... Non riesco a capire a volte se sono io che me le immagino o mi sembrava che fosse rossa in viso. Ehi, Starcoon, hai della salsa vicino alla bocca. Puoi pulirmela tu? No. Ah? Sei più infantile di quanto sembri, Starcoon. Che carina. Ok, va bene, ecco, ci penso io. Oh, l'ha fatto veramente, arrossisce. Dopo oggi siamo molto più in intimità. Oh. Oh, ehi, già che ci siamo nell'area commerciale, tornando a casa, passa un attimo in libreria. Che c'è? Sei sorpreso? Beh, sì, ammetto di non essere una patita dei libri. Dopo che Yuka è andata in libreria, ho deciso di tornare al dormitorio. Vabbè, è stata una giornata veloce questa. Però che carina che è. Oggi, secondo me, è perché abbiamo avanzato il nostro confident. È per quello che era imbarazzata. Per quello aveva questa reazione. Chi c'è oggi? Ah, finiamo la cucina allora. Però aspetta, chi altro c'è? Ok, nessuno. Che cosa ci rimane da fare con i nostri compagni? Allora, con Fuka abbiamo letto, ci manca credo l'ultima pianta. Con lui ci manca l'ultima volta di cucinare. Con lui dobbiamo fare tutto. Con lui dobbiamo fare tutto. Mitsuru dobbiamo finire di leggere. Con lui dobbiamo cucinare e non so cos'altro, forse il film. Con lui dobbiamo leggere. E con lei dobbiamo finire di vedere la serie, perfetto. Allora, amico mio, andiamo a cucinare. Una volta ho portato un bambino che si era smarrito nell'area commerciale alla stazione di polizia. Si è rivelato il figlio di un pescivendolo e mi ha ringraziato tantissimo. Ma perché te lo sto dicendo? Se non hai fretta, vai ad aspettare in cucina. Arrivo tra poco. Ok, cuciniamo per l'ultima volta allora. Va bene, andiamo. A me piace il suo rapporto. Si vede che si diverte con noi, è piena di segatura. Ok. Nella scatola ci sono dei gamberi vivi che si dimenano, ma dai! Ma non so come uccidere... Allora, io nella realtà, io mangio veramente un sacco di roba, però uccidere anche sostanzialmente solo per mangiare un animale, anche piccolo come un gambero... Dio mio, non ci riesco ora. Facciamolo assieme, almeno mi fai vedere come fare, scusami. Lo so, ma io non so come si fa. Ok, almeno questo, dai, per favore. Va bene. Ah, forello. Cioè, io li mangio, però, cavolo. Poverini. A me dispiace. È stata dura preparare i gamberi vivi seguendo le istruzioni di Aragaki. Siamo riusciti a terminare le ciotole di tempura. Minchia, tempura. Quello è vero, quello è assolutamente vero. Siamo migliorati grazie a un bravo maestro. Beh, è un ottimo insegnamento. Non so se chiederglielo direttamente, però a lui piace la nostra schiettezza, quindi... Ma... Osekkaina monozuki mo... Da na... Uno come me? Se potessi dire io quante esperienze lavorative ho avuto e quanto io non abbia imparato un cazzo da nessuno dei miei capi, guarda, mamma mia. Sto zitto che è meglio. Quello è vero però. Cos'altro diceva? Però così ho anche del tempo occupato. Sorride in modo genuino. Che bello. Sono felice comunque che lui si sia aperto con noi. Auto aumento di calore. Aumenta temporaneamente tutte le statistiche per se stessi a inizio combattimento. Compreso quindi critico e anche quindi l'illusione. Guarda, Aragaki al momento credo sia diventato una delle persone migliori da avere in squadra insieme ad Aegis.
La cucina non è finita finché non metti anche a posto. Tempura definitivo. Incredibile. A Koro-chan. La tempura al cane. No, assolutamente. Però il fritto non è che gli faccia bene, eh. Sono contento, dai. Quindi oggi c'è il cinema, giusto? Esatto, l'equinozio non si va a scuola, oggi si terrà il festival cinematografico. Forse dovrei invitare qualcuno del dormitorio. Chi ci dovrà invitare, però? Ok, però non mi ha fatto invitare nessuno. Forse o è stasera... Certo, lui non è mai venuto, è vero. Mi ero scordato che lo facessero. Non ci sono mai andato. Dovrei invitarlo al festival? Va bene, dai. Con me? Stramboide. Bene, andiamo. Non sembra felicissimo, eh? D'accordo. Beh, non è che mi interessi, però. Ma non mi ricordo se li ho portati tutti al cinema dei miei compagni. Abbiamo guardato un piccolo animale. Questo ci ha fatto capire la crudeltà della natura e la tenacia delle creature viventi. Che cosa ha aumentato? Il mio sapere? Il coraggio è aumentato prima del sapere! Com'è possibile che il sapere l'ho allenato da inizio gioco? La porca miseria. Va bene, non importa. Il fiume. Non va a fare te. Ci è rimasto male. Sta per piangere. Il fiume, il calvo. Poverino. Ho fatto andare prima Ragaki, poi sono tornato al dormitorio. Non importa, va bene così. Koro-chan lo recupereremo. Ehi là, bentornato. Salve, è raro vederla qui, eh. Ah, Sanada, perfetto. Sanada. Però non mi ricordo a quanto siamo con lui col cibo. Oh, giusto in tempo. Ho ricevuto delle buone notizie, quindi pensavo di trattarmi bene e cucinare qualcosa di buono. Sembra entusiasta. Potrebbe ottenere presto una nuova abilità, perfetto. Che ne dici? Perché non ti unisci a me? D'accordo? Grazie, mettiamoci all'opera allora. Hot pot oggi? Ok, la fonduta. Beh, non lo so, dipende quanto è difficile. Sì, sembrano abbastanza normali. Così, subito. La madonna, è un hot pot alla fine. Beh, è una cosa carina, dai. Mi fa piacere. Così si fa capitano. Vabbè, però hanno imparato le basi. Come dice appunto Ragaki. Bravo, 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 bravo. È quello, è l'hot pot alla fine. La fonduta è uguale all'hot pot. Anzi, secondo me, la butto lì, hanno sbagliato la traduzione. Fonduta e hot pot. Credo, non ne sono sicuro. Ma visto alcuni errori di traduzione non mi sorprenderebbe. Forse, chissà, ci potremmo unire tutti quanti un giorno. Lo so, è per quello che sono il capo. È vero, infatti guarda, sei un ottimo hitter. Il vero problema è che non hai grandi mosse fino ad ora. E ottiene, aumenta o potenzia colpo? Potenzia bonus, aumenta l'effetto dei bonus su se stessi. Perfetto, non è male, non è male. Beh sì, devi fare attenzione che però scotta, non ti bruciare le mani. Pasto del super atleta. Yudon, assolutamente. No, Yudon, minchia. Tutta la vita. L'udon bello spesso, bello. Madonna mia, buono. E oggi si torna a scuola. Buongiorno, Star-kun. Oggi che il tifone passato sembra proprio autunno. Spero che gli scontri finiscano prima dell'inverno. Non ne sono sicuro. Onestamente.
Neanch'io, ma voglio credere che accadrà. Onesto, te lo dico col cuore, non penso. Abbiamo 4 mesi poi dopo, prima della nostra morte. Oggi moltissime persone si preoccupano per lo stress. Che ci crediate o no, piangere riduce lo stress. Le lacrime lavano via la tensione. A differenza di quanto accade con il denaro, accumulare lo stress non porta vantaggi. Quando la vita vi è maltratta, aprite i rubinetti. Tra l'altro, e potreste averlo già scoperto, a volte si definiscono da mal di testa le situazioni stressanti. In effetti lo stress può provocare fenomeni di questo tipo. Ho sonno. Beh, devo aumentare il mio sapere, quindi no. L'emicrania è probabilmente il problema più diffuso. Alcune persone sono più portate a soffrirne a causa delle proprie abitudini. Io soffro di emicrania da tutta la vita. Ci sono anche i mal di testa da tensione e sono particolarmente brutali. Si scatenano quando i muscoli della testa si contraggono a causa del sovraccarico di stress. Minchia, allora io sto per morire. Ecco perché è importante non accumulare lo stress. Minchia, sono rimasto sveglio per ascoltare la lezione, quindi ho aumentato il mio sapere. Speriamo che basti, ti prego. No, il sapere è la statistica che ho aumentato da inizio gioco. Com'è possibile che è indietro il coraggio? Non è plausibile tutta sta cosa. Che succede? Ah, ok. Come mai? Evviva, siamo a casa, sì. Oh no, che palle. Oh no. Io. Ah, no, strano. Il rientro pomeridiano è stato cancellato per concentrarci sul disfare preparativi per il festival, quindi è proprio saltato. Che palle. Hi. Ehi, Yukari, è proprio carina. Ah, certo, alla gara. Lui è bravo. È bravo lui, cavolo. No, devi fare riabilitazione, fra. おしゃべりもいいけど、でも一緒に動かしてね。日が暮れちゃうよ。Sì, capo. Esatto, non è mica colpa tua. Cacciachiodi. Oddio. Thank you. Però nessuno ha fatto domande. Che peccato per non aver visto il festival, eh. Vado a prenderla. No, ho mandato avanti. C'ha ragione, Junpei. Ecco, mamma mia, che stronzo che sei. Fuori dettagli. Manca la carta d'imballaggio. Mamma mia, quanto vi odiate voi due. No, poverino. Ma trattatelo un po' meglio, sto povero ragazzo. È vero, un peccato. E il problema è che secondo me, boh, o l'hanno proprio saltato o era così proprio nel gioco. Che poi, detto con onestà, credo che il tifone fosse una scusa proprio per non farlo vedere sto festival. Te ore kayo, donna muchaburi da yo. Uso.
Miyamoto to. E ore? Zettai ni kotobaru. No, non è vero, era lui. Jōdan desu tte. Kizutsuku na. Già, omae to. Neanche per sogno. Nanda yo omae made. No. Abbiamo finito il confidence. Io e te non abbiamo più nulla da fare. Abbiamo finito di pulire senza problemi. Oggi le lezioni sono finite. Ah, che bello. Sono i raga, ok. C'è solamente lui perché Ciro l'abbiamo fatto. Io ti dirò. A questo punto inizierei ad avanzare anche con Yukari. Iniziamo a portare avanti tutti i pezzi del puzzle. Perché va bene lui che è nuovo e tutto il resto, ma ne abbiamo un po' di nuovi che dobbiamo portare avanti. E ti dico, al primo giorno in cui appare, va bene quello che succede, ma andiamo anche con... col tipo dello sport, quello che ci ha sfidato. Dai, iniziamo anche con Yukari. Star-kun, hai un attimo per parlare, in privato? Ho abbastanza fascino per parlarle. Questa potrebbe essere la mia occasione per conoscerla meglio. Oh, finalmente. Allora, possiamo andare sul tetto? Certo. Grazie, volevo parlarti. Va bene, andiamo. Ecco qua, si inizia un nuovo confidant. Dimmi. In realtà no, non proprio. Sì, facciamola contenta, dai. Parli della volta lì dentro il Love Hotel? Ah, ok, no. Al mare. Per cosa ti dispiace? Ma tu sei normale, Yukari. Lo so. Perché noi siamo i salvatori di questo maledettissimo mondo. Onestamente mi preoccupo per tutti quanti voi, quindi... No, non è una speranza. Stai tranquilla. Yukari si sta aprendo con me. Il nostro rapporto è diventato un po' più intimo. Finalmente abbiamo gli amanti. Ware wa nanji, nanji wa ware. Nanji wa ware. Nanji. Nuovo legame mica tanto, visto che abbiamo cucinato, abbiamo guardato serie TV, siamo andati al cinema, cioè... Qua di rapporto... Già partito da tempo, eh. La persona degli amanti. Quindi, rapporto livello 1. Che con tutto quello che abbiamo fatto con Yukari, dovremmo essere già al 5, come minimo. Andiamo. Ho deciso di tornare al dormitorio. Chi mi dà il benvenuto oggi? Salve. Star-san, credi che potremmo andare al Tartaro stanotte? Ultimamente i casi sono aumentati ancora, quindi voglio essere pronto a tutto. Se stanotte pensi di andarci, fammelo sapere. Dipende chi è disponibile a fare che cosa. Potrebbe essere una scelta, sai? Mi sembra che siete tutti qua, tranne Fuka che è di sopra.